Dobbiamo fare la serie. Allora, primo appuntamento della mezza stagione a Magione, secondo anno. Andrea Gosetti, Massimo Testa, sono qui per Mgana Italia. Due destini. Ci volete raccontare un pochettino di che cosa si tratta? Vado io. Prego. Allora, Due Destini è una storia un po' particolare, racconta di due feti, uno nato e concepito in Europa e l'altro in Africa, e conduce lo spettatore in questo viaggio nella crescita di questi due feti fino alla nascita, e poi li segue nel futuro e mette in relazione proprio le due realtà, Europa e Africa, in un modo anche divertente, ma cerca di raccontare e far capire anche le fortune che abbiamo noi qua in Europa, anche il semplice parto, no? Che qui ormai è una, diciamo, chiamiamola routine, invece in Africa è ancora un grosso problema, dove si rischia ancora, le madri rischiano ancora di morire. È stata un'esperienza interessante, dove io e Massimo ci siamo incontrati e abbiamo iniziato a lavorare su questo testo, con l'aiuto e la regia di Roberto Angrisani, che è stata una grande mano. Vuoi dire qualcosa? Ma due cose riguardo alle musiche. Più che musiche, abbiamo cercato, io, Andrea e Roberto, di creare delle atmosfere. Sono tutti temi originali che si intervallano con suoni che possono ricordare quello che è appunto la futilità e il caos della vita che abbiamo qua in Europa, e invece dell'importanza delle piccole cose dall'altra parte del mondo. Credo che con le scelte che abbiamo fatto sono state azzeccate, ecco, insomma, poca roba, ma che serve a sottolineare le tante bellissime parole che Andrea e Roberto hanno creato per raccontarci questa storia. Sì, poi c'è anche un discorso sulle nuove generazioni, vuol dire anche uno stimolo e una spronare le nuove generazioni a non camminare semplicemente su questa vita, ma a trovare un motivo e dare un motivo alla propria esistenza. Infatti la nostra protagonista Rosa, che all'inizio sembra sempre così giocosa, così leggera, poi prende delle decisioni importanti, decisioni date dal conoscere, dalla conoscenza, dal non fermarsi al sentito dire, ma cercando di andare sempre più a fondo le cose, volendole conoscere proprio dal vivo. E la reazione che abbiamo avuto finora dai bambini di 6 anni agli adulti è sempre stata molto positiva e molto curiosa, perché i bambini alla fine dello spettacolo chiedono sempre: ma come possiamo aiutare noi? E abbiamo avuto anche una scuola media che ha ricreato lo spettacolo con il pongo, ricreando un video, proprio perché lo spettacolo li ha toccati. Speriamo che anche questa sera sia così. Bene, allora intanto vi ringraziamo di essere qui e di aprire la seconda edizione della mezza stagione. Grazie a voi di averci invitato. E come si dice in teatro, merda. Ehi, ma che cos'è questa mano fredda? Non è calda e accogliente come la mano della mamma? Ma che cos'è? Guardi qui sul monitor. Io gliel'avevo detto. È troppo presto per capire se è maschio o femmina. Femmina, sono femmina. E poi guardi come si muove. Sicuramente sarà agitata. Fuori adesso tutti ridono. No, piangono. No, piangono e ridono insieme. Ma che pianto ridete è questo? Lo chiamerò il pianto d'amore, perché io sono una piccola e lenta esplosione di felicità e produco pianti d'amore. Poi la mamma si ferma. Da lontano si sente un rumore avvicinarsi. E il rumore di un pullman. Si ferma davanti a loro, la mamma sale e si siede. Ora il rumore viaggia con lui. Ma il rumore di questa cosa non mi fa sentire la
sentire la tua voce. Mamma, 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 mi sei staccato la mano, mamma. Mamma, ho paura. Mamma, ti prego, canta. Mamma, ti prego, canta, canta, canta. Una bella giornata. Vuoi essere mia amica? No. Come no? No. E perché? Perché tu non puoi essere mia amica, perché tu sarai per sempre la mia migliore amica. Rosa vorrebbe passare tutto il tempo con sé, ma non può, perché deve stare con la babysitter. Quando esce da scuola, la babysitter la prende e la porta a fare lezioni di ginnastica. E un'idea, Rosa, ce l'ha già nella testa. E un'idea nella testa ce l'aveva anche Mescherem. Quando ho dovuto scegliere, lui lo sapeva già, lo aveva promesso ad Elius, lo aveva promesso a sua madre, ma soprattutto lo aveva promesso a se stesso. Così, grazie a una borsa di studio, è volato in Italia, sgana Italia, ha studiato medicina e oggi è un medico. Ed è davanti alla porta del primario dell'ospedale. Prego, prego, entri, si accomodi. Allora, che cosa ha deciso di fare? Io avrei deciso di tornare nel mio paese. Ma cosa ci torna a fare nel suo paese? Il suo paese è un paese povero, stia qui, io l'ho guardata, l'ho osservata, lei è un bravo medico. Grazie, grazie, ma io voglio tornare nel mio paese per salvare le persone. No, 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 ma mi ascolti, in questo modo lei rovinerà la sua carriera. Ma io non ho fatto la carriera, non ho fatto medico per la carriera. Io voglio tornare in Africa, io voglio aiutare le mamme che ancora oggi nel 2017 muoiono per far nascere i loro bambini. Senta, senta, pensi solo a tutti i soldi che può perdere andando via di qua. Ma io non ho fatto il medico per i soldi, io ho fatto il medico per la gente. Ma sì, va bene. Senta, facciamo una cosa, io adesso le troverò il lavoro, lei lavorerà e poi se vuole mandi questi soldi nel suo povero paese. No, io voglio tornare nel mio paese, io non voglio che altri bambini vivano quello che ho vissuto io. Io ho vissuto senza una madre, lei sa cosa vuol dire. E Rosa e Mescherem continuano la loro opera. Oggi però c'è qualcosa di diverso, perché Rosa in braccio ha un bambino che è nato da pochi giorni, si chiama Berekit. Mescherem li guarda e sorride, felice, perché ha fatto nascere una nuova vita. Ma oggi prova un'emozione più grande, perché quello, quello è il loro bambino.